nonostante l'orario è la domenica mattina. Tra l'altro riconosco anche qualcuno che arriva da Bologna, dalla Toscana, se non sbaglio, eh? Toscana? Può essere? Firenze. Firenze? È che non è in Toscana. Chi è che arriva da più lontano di Firenze? Chi è che arriva da più lontano di Firenze? Sono tardo come al solito, eh. Sono stato rapito da diavoli. Allora dicevo, quindi grazie per essere venuti anche da così lontano. Allora, questa seconda edizione di Casale Diabolica è incentrata sul fumetto umoristico, quindi abbiamo voluto veramente dedicare maggiore attenzione all'umorismo quest'anno, quindi a tutto ciò che è parodia di Diabolik, quindi naturalmente sul personaggio di Diabolik ovviamente, ma su tutto ciò che è stato creato attorno da un punto di vista satirico, umoristico e parodistico. E quindi abbiamo coinvolto una serie di autori nel panorama nazionale, tra vignettisti e disegnatori umoristici, che hanno a loro modo interpretato Diabolik in maniera dissacrante e ironica in una serie di illustrazioni, tavole e vignette che trovate esposte nella navata centrale, diciamo, della sala principale, e dal titolo appunto Ironicamente Diabolica. Tutto ciò che vedete là sarà poi raccolto in un albo a fumetti che si intitola appunto Ironicamente Diabolica, che sarà distribuito al termine dell'incontro gratuitamente perché come anche l'ingresso della mostra è gratuito, perché noi che organizziamo questo evento, l'associazione Creative Comics, insieme al comune naturalmente e ad Antonio Valterza, crediamo nel fatto che la cultura del fumetto deve essere portata al pubblico, no? Nel modo più cercando di diffonderla il più possibile, insomma. Quindi se Maometto non va alla montagna, la montagna andrà a Maometto, e quindi l'ingresso delle manifestazioni che organizziamo è sempre ingresso gratuito, e gli albi che distribuiamo sono gratuiti. Naturalmente per fare questo abbiamo, soprattutto in tempi di crisi, abbiamo necessità di sostegno e di aiuto, quindi insomma ringrazio sicuramente Antonio Valterza, che è il nostro, a cui dedicherei un applauso, perché è il nostro che è un tipografo creativo che veramente ha avuto lui l'idea di fare tutto ciò, e mi ha coinvolto e mi ha trovato un personaggio di Lillo, Lillo Greg, del duo Lillo Greg, e disegnatore per Walt Disney. Poi abbiamo il nostro moderatore di oggi, Gianluca Mertelante, a cui lascerò anche che senza nome, quindi senza nome, ma fare in modo di presentarsi da solo. Stiamo qua. Abbiamo Massimo Bonfatti, che è il creatore di Leo Pulp per la Bonelli e uno dei disegnatori di punta di Kattevik. Poi Davide La Rosa, che è lo sceneggiatore e creatore di Suore Ninja, e quindi lui non disegna, però è interessante sentire anche cosa scrive, che è molto importante rispetto alla scrittura nel fumetto. Spesso sottovalutato, però è fondamentale. Perché se no i disegnatori non sanno che fare, cioè fondamentalmente. Giustamente sottovalutato. E poi Simone Di Meo, che è inchiostratore e disegnatore per Walt Disney. Quindi faremo con Gianluca con questi ospiti una chiacchierata. E invece là state vedendo, se riuscite a vedere, io da qui non riesco a vedere bene, mi sto combinando, Michele Velotti, che è un mio ex allievo della scuola di fumetto di Vercelli, ed è anche un ex allievo dell'Istituto Superiore delle Arti, perché lui è di Casale, e sta iniziando a diventare un disegnatore professionista,
Io sono particolarmente fiero. Detto di nomi, qui abbiamo un Daniele Statella che dovrebbe sedersi. No, ha già parlato troppo. Ok, allora rifacciamo un applauso a Daniele. Che ogni volta riesce sempre a coinvolgere tante persone, non solo professioniste, ma anche di pubblico, a parlare di fumetti, che è una bellissima occasione, secondo me, comunque sempre. Poi in realtà siamo sempre gli stessi, ci guardiamo in faccia, siamo sempre noi. Però se siamo riusciamo, anche imparentati. Ma se riusciamo a contagiare qualcosa, io dico sempre, dimmi. Ah, io ero già partito in un modo, e quindi... No, ma vieni, ti prego. Mi dispiace davvero interrompere questo momento che è così bello, ricco di proprio generosità, e questo è quello che traspare dalla mostra. E da parte mia e naturalmente del sindaco, io volevo semplicemente portare saluti e ringraziamenti al lavoro di Antonio Valterza e di Daniele Statella, perché rendono possibile questo che è un piccolo miracolo, una piccola storia italiana, no? Che a Casale Monferrato, luogo di 35.000 abitanti, periferia urbana ma periferia anche mentale spesso e volentieri, che città, no? Queste città che vivono questi processi di desertificazione anche culturale possano invece vivere e arricchirsi di momenti come questi, che appunto sono delle piccole storie italiane. L'eccezionalità e la genialità dell'Italia viene fuori in questi momenti informali, nei luoghi più nascosti. E quindi davvero un grande ringraziamento e molta felicità di avere questo momento. Questa appunto è la seconda edizione, tanti uomini, ma mi sono fatta già due chiacchiere, ho capito che ci sono delle belle sorprese anche per il mondo femminile, quindi sono molto felice che, insomma, che si possa dare continuità e anche che ci sia questa bella sinergia, per cui abbiamo il lusso e il vantaggio di poter cominciare a pensare già all'anno prossimo. No? Un'amministrazione pubblica debba puntare anche sulle piccole cose, perché il mondo dei fumetti purtroppo è visto dalle istituzioni come qualcosa di piccolo. Quindi in Italia ormai si pensa alla cultura come all'eventone gigantesco che deve coinvolgere chissà che cosa, invece un evento come questo, che già coinvolge secondo me molte persone, viene visto come qualcosa di piccolo. E quindi quando un'amministrazione comunale punta anche sulle cose piccole, vuol dire che punta sulla possibilità che abbiamo fra persone di parlarci, cioè non fa paura il fatto che le persone si parlino fra di loro. Questa è una cosa molto bella. Soprattutto al nord, dove la cultura è sempre legata proprio al nord Italia, sì. Sempre legata al... Cioè, all'eventone. Sì, no, o fai l'eventone oppure raccogli quelle briciole che ti lasciano, solo che adesso c'è la crisi, quindi le briciole non ci sono più. Oppure fai la sagra della polenta, fanno... così risolve. Esatto, lì non ci sono briciole, però la polenta fa tanto volume. Bene, sono contento che ridiate, perché comunque questa mostra è dedicata anche a questo, il personaggio di Diabolik visto attraverso l'umorismo. E l'umorismo è molto importante in questo periodo storico, a mio avviso. Mi viene in mente quello che ne pensava Charlie Chaplin, che era assolutamente un'autorità in questo senso. E Charlie Chaplin diceva che con una risata puoi arrivare ovunque, e attraverso una risata puoi veicolare qualunque tipo di messaggio. E questo alcuni nostri comici l'hanno capito molto bene. C'è stato un periodo in cui i politici erano i buffoni, mentre i comici erano i politici. Poi c'è stato qualcosa di cui non voglio parlare, che ha cambiato un po' le carte in tavola, ma di fatto una risata, secondo me, in un momento storico come questo e col tipo di notizie che riceviamo e anche l'informazione frammentaria che ne abbiamo, può essere veramente un atto rivoluzionario. Quindi ridete tanto, fatevi una grassa risata quando potete, anche perché quando la gente ride, quando si bacia, non succedono guerre in quel momento, non ci sono ammazzamenti di nessun genere, e quindi fatelo. Insomma, si potrebbe fare una guerra col gas esilarante. Anche, sì, volendo, sì, volendo. In Italia ci sarebbe molto bisogno in questo momento. O dei campionati di barzellette. Un po' di gas esilarante, oppure dei campionati di barzellette, oppure del buon fumetto, se ci fosse più gente che ne leggesse, naturalmente. Dire il grottesco piuttosto che il comico. Il comico rimane un genere, il grottesco invece è un gusto. Mi chiedevo che tipo di rapporto avete voi con l'umorismo e che cosa avete disegnato finora che non sia Diabolik in questa sede, che ha a che fare appunto con questo tipo di mondi. È una tavola rotonda, noi siamo disposti per così, io partirei dal fondo e quindi da Simone. Ciao a tutti, io sono Simone Di Meo. Alza solo un po' la voce, okay, perché non ci sento. Sono un inchiostratore di Topolino, ho lavorato per Rabonelli e tuttora continuo questo lavoro.
diciamo che l'umorismo per me è sempre stato un po' la parte più difficile del fumetto, perché raccontare qualcosa in maniera umoristica, cercando di trasmettere a qualcun altro un pensiero che si cerca di raggiungere, lo trovo veramente difficile. Io da pochissimo ho anche iniziato cercando di scrivere qualcosa di mio, perché arriva sempre poi, penso, ai disegnatori l'idea di voler esprimersi, no? Quindi al posto di fare solo questo lavoro come disegnatore, inchiostratore, interpretando le sceneggiature degli scrittori, uno ha sempre voglia, però amici corretti per la gag, cioè quando uno ha a disposizione anche, sto scrivendo ultimamente, più autoconclusive, quindi diciamo che trovare la gag nell'autoconclusiva, nella tavola unica o nella striscia è veramente complicato, perché ci sono dei tempi comici da rispettare, senza il quale non farebbe ridere proprio nessuno, quindi certo. È una parte molto complicata, saper quando mettere il testo e quando non metterlo. L'umorismo è quella cosa che fa ridere, però non c'è un modo per spiegarlo. Per quanto mi riguarda, quello che mi piace dell'umorismo è la visione laterale che ha delle cose, cioè tu fai vedere in maniera umoristica un concetto in maniere laterali, appunto, e quindi spesso arrivano concetti più difficili con l'umorismo, e tant'è che molte persone si arrabbiano quando magari gli fai notare, ad esempio, non so, io mi occupo specialmente di religione, quando fai ironia sulla religione, non fine a se stessa o volgare, semplicemente gli poni delle domande in maniera ironica, arrivano più facilmente certe domande e quella persona è facile che si arrabbi. Perché? Perché gli fai vacillare le proprie certezze. Perché l'argomento è molto delicato. Esatto, e appunto ti sparano pure. Esatto, infatti stavo arrivando anche a quello. In effetti, infatti, basta vedere quello che è successo in Francia, certo, o a Copenaghen, dove appunto queste persone facevano vedere la religione in maniera laterale, dei pazzi estremisti li hanno fatti fuori. Perché? Perché appunto è un mezzo potente l'umorismo. Perché è semplice, però fa arrivare concetti complessi in maniera semplice. Fratello minore del cinema, potrebbe mutuare da certo cinema i linguaggi giusti per arrivare e far ridere nei tempi più corretti? Ma sono due linguaggi diversi, quindi non... Cioè ci sono dei modi per... Secondo me ci sono dei modi per... attingere da un medium a un altro, soprattutto certi filoni di umorismo, mi ricordo gli anni in cui uscirono i film. Quindi ci sono questi passaggi, no? Questi interscambi tra teatro, cinema, fumetto, letteratura, barzellette, che sono molto fertili, molto proficui. Sì, bisogna trovare il modo per decodificare, ci vuole una specie di trasformatore, esatto, adattatore, bravo. Se trovi la spina giusta riesci a fare. Però viviamo anche nell'epoca in cui tutto può andare con tutto, no? Per cui è... Sì, basta vedere la Tatangelo molto... con Gigi D'Alessio. Appunto, per cui... No, è una specie di barzelletta, no? È una specie... Facciamo un applauso. Abbiamo fatto un applauso. Anche Albano e Romina Paolo sono una specie di barzelletta. Soprattutto adesso. Un po' più... Massimo, tu che cosa ne pensi invece? Già no, penso che quello che ho sentito finora mi ha fatto venire in mente una cosa che mi sono scritto e appuntato e appiccicato di fronte al tavolo da disegno, un'intuizione di quelle geniali, no? Che è condensata in queste poche parole. L'umorismo si basa sulla cretineria. Me lo sono scritto perché me l'ero dimenticato, cioè mi ero dimenticato con tutte queste palle sulla cretineria. Perché quando cominci a fare una cosa con impegno, cominci a metterti in testa che lo devi fare scrupolosamente, che devi fare l'umorista studiando le regole, prendendo esempi dagli altri, copiando le tecniche degli altri autori. E questo è vero, questi sono strumenti, ma quello che deve sempre rimanere acceso è la fiammella della voglia di essere cretini. Se uno ha voglia di prendersi anche un po' in giro. Sì, anche a proposito del coraggio. Ci vuole coraggio per fare le vignette contro gli estremisti islamici, ma ci vuole coraggio anche nella vita di tutti i giorni, tornare ad essere cretini come quando si era bambini. No? E se non hai questi spazi di autonomia mentale in cui ti lasci, cioè questa porta di sicurezza, no? Dove a un certo punto dici, beh, adesso vado a fare il cretino 5 minuti in questo giro di pensieri che mi è venuto in mente, no? Se fai così trovi sempre lo spunto, trovi sempre la fonte, no? di ispirazione.
altrimenti noi col professionismo forse. Ci si inaridisce, si comincia a pensare, ma questa battuta è troppo la Ortolani, questa qua è troppo la Castelli, questa... No, nella nel concetto filosofico della cretineria c'è dentro anche la libertà di copiare, la libertà di trattare male i propri personaggi, di snaturarli al di là di ogni possibile regola di marketing o di teoria di come si scrivono le storie, i personaggi. Il coraggio di fare una brutta battuta, cioè è il terrore di tutti gli umoristi quella di fare una battuta che non fa ridere. Bisogna superare pure questo, avere il coraggio di dire faccio la battuta anche se non fa ridere, basta che a me mi stimoli, mi faccia, anzi magari mi diverte l'idea di chi la leggerà senza ridere. L'imbarazzo. Sì, l'imbarazzo, no? Guarda, ho fatto questa battuta, ti piace? È questo che fa finta di ridere, no? Cioè, per farti un piacere. Cioè, oppure mette le risate registrate. Perché l'umorismo si basa sulla cretineria, non si basa su una tecnica. Però Massimo, tu fai un appunto molto interessante anche da un certo punto di vista filosofico. Però come si coniuga questa cretineria con l'attuale editoria del fumetto, per esempio? Diciamo, considerando che forse si coniuga, cioè, tu parli del settore industriale del fumetto, fondamentalmente, no? Sì, perché lavorativo. È un'industria che comunque producendo non vuole perderci. Quindi... bisogna rassegnarsi al fatto che molti editori non hanno il senso dell'umorismo, molti editori non hanno perso il senso della cretineria, molti editori non sono i nostri partner ideali, quindi dobbiamo scinderci mentalmente ed essere professionali da un lato, cretini da un altro, per coniugare le due potenzialità, perché non si può neanche ignorare che, insomma, che i manicomi sono pieni di talenti irrisolti, no? Quindi certo. Bisogna anche riuscire a coniugare il senso della realtà con quello che è il parco giochi dove la creatività la sviluppi da tutti. Adesso con Facebook gli editori investono molto su, cioè sono nati un sacco di nuovi fenomeni e talenti nel mondo umoristico. Penso solo a Zero Calcare. Esatto, perché comunque è più immediato e hanno più like, hanno, e quindi vengono notati prima, cioè certo. Uno che si mette su Facebook a fare cose intimiste non penso che... Cioè. No, però vedi anche lì, più maturi like, no? Più maturi sì, una nicchia di gente d'aglio, che ti segue, più l'editore viene a cercarti perché sa in qualche modo di andarci in pario, di non perderci. Ha dei numeri sicuri che su alcuni altri progetti non avrebbe. Il problema è che avviene l'effetto Vanzina. Esatto. Cioè, film esatto. Di Vanzina fanno schifo, però vanno un sacco di persone. La sindrome di Vanzina. Vanno a vedere un sacco di persone, dicono tante persone, tanti soldi, investiamo su di loro. Esatto. Che a livello magari industriale può anche starci come cosa, però a livello artistico si abbassa il livello. Può diventare sì, limitante da un punto di vista, perché l'umorismo sono tante cose, sono tante tipologie di cose. In questa elaborazione, ad esempio su Facebook, invece si tende a utilizzare sempre lo stesso tipo di umorismo, che deve essere una cosa di getto, immediata e sparata lì. Quindi dalla una alle tre vignette tu devi leggerlo, possibilmente alle volte anche senza necessità di un disegno in quel caso, cioè un po' come si faceva la Sacca, sì. Un po' come fa alle volte Davide. E si basa tutto sulla battuta immediata. No, voglio dire, lo faceva anche Schulz nelle sue stripes, sì. No? Su dei Peanuts. Sì, è vero, però le possibilità, quello che volevo dire io è questo meccanismo. Che è un meccanismo santo e buono. Però innanzitutto le tematiche che si ripetono sono sempre le stesse ultimamente. E poi può diventare limitante per chi vuol fare altri tipi di cose. Ad esempio, io porto la mia esperienza con Normalman. Norman era un personaggio che era nato prima a fumetti 20 anni fa, scritto da Lillo di Lillo e Greg, poi era arrivato in radio, poi in TV. Nella comicità di Norman non c'è la battuta, quindi non è una cosa immediata, è una comicità di situazione dove c'è uno che fa delle cose normali che in realtà crede di essere un supereroe. Quindi ha bisogno di essere sviluppata non in una vignetta o in tre, ma magari in una decina di pagine.
prima che si arrivi, certo, a capire, devi raccontare la situazione. Esatto. Quindi l'umorismo può essere tante cose, e queste nuove realtà che vengono dal web in realtà ci stanno limitando solo a una fetta di umorismo, quindi gli editori che si stanno occupando di umorismo si stanno occupando solo di una fetta di quella roba lì, mentre anche delle elaborazioni più complesse come anche Cattivic per esempio, o questo genere di robe qua, sono un po' oggi in realtà trattate con meno entusiasmo o non trattate proprio, anche perché è molto più difficile arrivare al pubblico con una roba elaborata, quindi è molto più semplice con la sì, battuta, ma è proprio per come è cambiata la comunicazione in questi ultimi anni, cioè Facebook, esatto, ci ha cambiato la testa e quindi noi siamo forse più facilitati a leggere una singola vignetta piuttosto che una stripe. Sì, perché scorri esatto, su uno schermo così che tra l'altro, esatto, ti limita anche la visione dell'immagine, certo, noi qua facciamo fumetti, cioè, certo, quindi lavoriamo con le immagini, e quindi per quanto mi riguarda è molto molto importante tradurre in umorismo anche le cose che si vedono, cioè, quindi devo distorcere una prospettiva, devo distorcere i personaggi, devo renderli buffi di per sé, eliminando tutta questa parte grafica si toglie anche alle volte, non sempre, ma alle volte si toglie anche di senso, diciamo. Volevo dire una cosa che visto che parliamo di umorismo, posso salutare Paolo Villaggio che è venuto a trovarci? Perché? No. No, non è Paolo Villaggio lei? Lei? Sì. Sì. Ah, non è Paolo Villaggio. No, scusi, credevo... Parente. È uguale a Paolo Villaggio. Parente. Ah, sei un po' più robusto, poi ha la tunica, è vero, sì, vero. Però la televisione è grassa. No, però, chissà perché a distanza, dicevo, ma sta a vedere, è venuto per sentire noi imparare l'umorismo da noi, Paolo Villaggio. No, mi scusi, sì, tutti la... Beh, questa è la cretineria applicata, cioè il concetto di poco fa applica grandissimo, un applauso. Abbiamo dato una dimostrazione pratica di rischio che della si vita. Diceva prima. Quando si applaude qualcuno perché è cretino, è il massimo. Proprio. È il massimo. Abbiamo compiuto un atto rivoluzionario, ripeto. E quanto ha rischiato di persona? Se il signore veniva e gli diceva... Esatto, gli dava la borsa sulla testa. A rischiare, perché poi c'è sempre la famosa frase ti aspetto fuori, che... Uno scatto, no? L'editoriale attualmente è un po' diversa dal punto di vista del sì, certo. Ormai sono parecchi anni che... Gli editori sono abbastanza diffidenti nel proporre qualcosa a livello di comico, ma probabilmente perché è cambiata proprio la realtà. I fumetti umoristici erano dedicati per lo più sull'aspetto infantile, sui bambini, sui ragazzini, che purtroppo oggigiorno non leggono più. Infatti ricordo una sorta di indagine di mercato fatta dalla Disney qualche tempo fa, la Disney Italia, e chiedevano appunto come mai i bambini, i ragazzini non leggessero più Topolino, e venne fuori che Topolino parlava antico, perché poffarbacco piuttosto che accidentoli sono tutti termini che i bambini non hanno più, ma insieme a chissà quanti altri termini del vocabolario. Non ce n'è più neanche Topolino. No, forse non ce n'è, sì, appunto. È veramente triste, secondo me. Come cosa. È triste, sì. Purtroppo io mi sono reso molto conto, soprattutto quando, ad esempio, vado a Milano in metropolitana o vado da qualche parte, io osservo, vedo un po' la gente, ma bambini che abbiano in mano un fumetto non ce n'è uno. Sì. O cellulari, o certo, tablet, certo. O cose di questo genere. Su cui comunque sfogliano altro, voglio dire. O giocano. O giocano, esatto. Purtroppo è quello il discorso. È un peccato perché il fumetto umoristico era quello che ci rendeva sempre un pochino più piccoli, più infantili, certo, più con la possibilità di sognare. E questo purtroppo è scomparso. Io sto provando adesso con il mio personaggio a riproporre la cosa. Ma è dura, perché certo, gli editori non ci credono più. No, se vi può consolare, io mi occupo di narrativa, non lo dico mai, ma gli editori di narrativa hanno lo stesso pensiero, cioè se tu gli proponi una storia divertente, umoristica, appunto, ti guardano male.
se gli proponi una cosa che parla dei giorni d'oggi, bisogna vedere come la proponi. Allora ancora può funzionare e regge, qualcosa c'è, infatti ancora si può trovare e funziona anche bene. Ma se vogliamo parlare di cose come appunto si può pensare a Tiramolla, Braccio di Ferro, i vecchi personaggi... Tanto storie divertenti in sé. Niente, tabula rasa. Ed è veramente un peccato, anche perché ci si perde qualcosa di bello. È da un punto di vista creativo e da un punto di vista proprio di lettori. Questo è veramente il momento della mostra, signori. Diabolik. Diabolik e l'ironia, ma soprattutto Diabolik e voi. Io con Diabolik ho sempre avuto un rapporto un po' particolare. Ti chiedo sempre di alzare un pochino. Diciamo che Diabolik è sempre stato presente nel mondo del fumetto. Cioè, da che io ho iniziato poco tempo fa... a oggi c'è sempre Diabolik, è sempre stato un punto di... Esatto, cioè è sempre stato. Anche perché è un'icona, sì, esatto. Le borsette, i portafogli. Esatto. Gli scavi etruschi hanno trovato... Nelle grotte ci sono... Non è un cacciatore africano che dà la caccia al mammut, è proprio Diabolik che dà la caccia al mammut. Il mammut di Giada, la storia del Diabolik e il mammut di Giada. La lancia al posto. Su questi mini neri, no, dipinti nelle grotte. Se leggete bene il sito Swiss. Ma anche nelle linee di Nazca è possibile riconoscere qualche strano. Meglio integrare il discorso. No, noi stiamo nella cartineria, scivolati proprio. Devo ammettere che io di Diabolik finora non ho letto tantissimo, nel senso ho letto alcuni albi di. Che trovavo più interessanti, perché comunque sì, adesso con internet comunque uno può trovare anche diverse recensioni, quindi uno sa già dove andare. Per l'illustrazione che ho realizzato, semplicemente ho la struttura base di Diabolik, lui ladro, ho realizzato questa illustrazione provando a immaginarmi un Diabolik da ragazzino, da bambino, che al posto di utilizzare la macchina, utilizza una macchina a pedale in un corridoio di una scuola, subito dopo aver rubato la collana all'insegnante. Quindi c'è Diabolik con la sua Eva, anche piccolina, dietro la macchina, che scappano in questo corridoio. Una chiave particolare: non ho voluto riprendere Diabolik proprio da adulto, perché io sono abituato a disegnare ultimamente molto i ragazzini, quindi ho detto reinterpreto il personaggio a modo mio e ho creato questa illustrazione. Il personaggio è più facile, cioè è più bello, sì, come dicevamo prima, un po' di ironia c'è, ma l'umorismo sicuramente esatto, no, sì, sì. No, per quanto riguarda la mia storia, io, siccome Diabolik ruba sempre roba, no? Cioè nel senso, sarà anche stufato di fare sempre furto, allora mi sono immaginato che facesse un reato che nessuno fa più, che è l'abigeato. Perché allora niente, è una storia su quello è vintage, gli mancava nella lista, infatti gli mancava perché ha fatto tutto. Allora c'è Eva che gli fa notare: guarda che ti manca questo, no, come reato, perché sempre a rubare roba, perché rubini e quanti ne ha, no, certo, cioè, diamanti, rubini, collane, a un certo punto uno si rompe anche. E allora, e niente, poi secondo me è anche anche maniaco compulsivo Diabolik, cioè se non lancia sto pugnale ogni volta, sì, sì, non sta bene, no? Lo Swiss, sì, gli comincia a prudere la testa se non lancia il pugnale, allora deve fare... Però siccome oltre che cretino sono anche ignorante, cos'è l'abigeato? L'abigeato è furto di bestiame. Ah, ecco. Sì, Diabolik è se, secondo il codice civile... Tutte le mucche le rifugge. No, perché poi me lo sono studiato, secondo il codice civile se rubi da 3 o più capi di bestiame diventa abigeato, quindi se ne rubi 2 è furto normale, se invece porti via 3 diventa, da 3 in giù diventa mandria, diventa abigeato, che è anche un bel nome, abigeato. Sì, sì, no, no, infatti. Vale la pena che sono per quello. Perché sono parole anche che fanno ridere, tipo abigeato, perché come diceva Petrolini, se la gente non capisce ride, quindi abigeato non capisce cosa vuol dire ride. Un altro ride. Grande aspetto di cretineria. Esatto, oh, sì, sì, sì. Massimo. Ah, la domanda era su Diabolik, come vediamo Diabolik, sì, personalmente. Sì. Anch'io l'ho visto come una cosa che c'è sempre stato, no? una presenza costante. Nei negozietti di fumetti usati c'erano sempre ste pile di Diabolik, ogni tanto ne leggevo qualcuno. A me la cosa che ha sempre stupito, ad esempio, è questa fedeltà di Diabolik verso Eva Kant. Verso lei? Eva Kant. Ah, verso okay. La sua donna, no? Certo. Ma fare le ste corna, che noia, sempre lì affiatati, sempre
complici. Per fare come di Dandoc, insomma. Esatto. Una sì, numero. Esatto. Sì, ma se anche ogni tanto ce ne scappa una, voglio dire. Sclavi, è... Sclavi ha inventato di Dandoc perché è frustrato da questa fedeltà tra diabolica e la non poteva più, ha dovuto inventare un personaggio. Il contrario. Un personaggio un po' puttaniere, apposta per compensare. No, a parte quello, insomma, un grande rispetto intanto per tutto quello che c'è dietro, la grande professionalità delle autrici, delle editrici di Diaboliche. Io ho sempre avuto molto rispetto per le cose fatte con una certa serietà, ne parlavo anche prima con gli amici del Diabolic Fans Club. Non è facile trovare delle persone che mettono, dal punto di vista organizzativo, editoriale, mettono in piedi una cosa che è fatta con lo scopo di non tradire la propria idea che si ha del personaggio e del modo di fare fumetti, e soprattutto, e in seconda istanza, di non tradire i lettori. Di non tradire i lettori, perché se avessero fatto Diaboliche che tradiva Eva Kant, non tradire anche una cosa a cui i lettori si erano affezionati e abituati. Quindi mi piace questo rispetto che c'è, no? Come per fare, non so, biscotti tradizionali che fanno qui a Casale. Questo non l'ira di Dio, quindi non li ho presi. Però vengono fatti probabilmente allo stesso modo da 100, 200, 300, 4.000 anni, non so. L'importante è mantenere... Li faceva Diaboli. Forse li faceva Diaboli. Triturando, non so, grattugiando i lingotti d'oro, no? Infatti. E mettendo la polvere d'oro dentro ai crumiri, dentro i biscotti, e questo giustifica il prezzo, no? Certo. La tradizione è una cosa che va rispettata, ecco, questo è il concetto. Quindi Diaboliche è un personaggio come tanti, ce ne sono stati tanti che hanno avuto una vita più breve, più belli, meno belli. Però il connubio tra serietà, impegno, fumetto fatto con tutti i crismi della professionalità, da bravi autori, da bravi sceneggiatori, bravi disegnatori, per forza funzionano poi le cose col tempo. È che in Italia, sai, ma non solo in Italia, negli ultimi anni soprattutto, questa abitudine anche imprenditoriale di curare il proprio prodotto in un modo serio è venuta meno. Come no. Quindi si fa le cose perché su internet c'è scritto che va di moda una certa cosa, gli editori. Ma infatti da questo punto di vista Diaboliq e il lavoro della Storina, che è la casa editrice che lo produce, è sempre stato visto con molto rispetto, è stato quasi messo come esempio. Cioè, però non vengono imitati. Però non vengono imitati, perché è certo, perché sarebbe un grosso rischio editoriale, ci perdono poi. Quindi... Sì, il rischio editoriale, noi mettiamo un rischio professionale nel nostro lavoro. Esatto. Perché se non facciamo ogni giorno l'esame della vita, ci sentiamo prima di tutto frustrati, incapaci del nostro lavoro, e questo è un ruolo, diciamo, non facile da sostenere. E gli editori devono dimostrare che invece fanno il loro ruolo col rischio aziendale, il normalissimo rischio d'impresa che c'è in tutte le attività. Invece la tendenza è quella di scaricare su di noi il rischio d'impresa, no? Cioè, certo, certo. Se il fumetto va, ti paghiamo. Ma cosa? No, me lo faccio io. Esatto. Lo faccio io, mi metto la tipografia in cartina e me lo vado a vendere. Beh, io. Nell'editoria hanno inventato i cazzo, che non è una parolaccia, anche se lo è molto di più che se lo fosse. È la sigla che significa contratti ad anticipo zero. Uh-huh. Ora, io un discorso del genere lo accetto dai piccoli editori, perché i piccoli editori non hanno molti soldi, quindi ti stampano, ti pagano magari un tot di royalties, ma non ti pagano il lavoro vero e proprio, però ti stampano senza spese tue, ti distribuiscono, fanno il possibile per promuoverti, e ok. Un discorso del genere lo accetto dal piccolo editore, e ci sono piccoli editori anche nell'ambito dei fumetti, mi viene in mente solo Tunue che pubblica cose di altissimo livello comunque. Detto questo, non lo posso accettare da una Mondadori, da una Rizzoli, o comunque da una qualsiasi casa editrice a grande distribuzione.
perché se io lavoro su un progetto ho bisogno di pagare le bollette nel frattempo, ho bisogno anche magari di mangiare o cose del genere, cioè ci devo arrivare vivo alla fine del progetto, non che mi dai tutto quando ti ho consegnato il libro. E questi cuts nascono proprio da lì, infatti io dico sempre sono cazzi nostri. Anche perché sono venute a meno le riviste. Sono venute a meno le riviste, io lavoravo per Pulp, che è una delle riviste principali che parlava di abbiamo chiuso 2 anni fa, non abbiamo più riaperto. Parlavamo anche di fumetti, negli ultimi 3 o 4 anni parlavamo anche di fumetti, abbiamo chiuso. La gente non legge, questi sono i problemi, insomma. E quindi gli editori, anziché appunto prendersi il rischio d'impresa, cosa fanno? Cercano sempre di tagliare, no, sugli operatori, che è una cosa veramente triste. Quindi guarda, ti ripasso la parola a Luca, stavolta sì, non mi sbaglio. Dano. Io sono stato una volta da un piccolo editore, sono andato, aperto, il direttore aveva la maschera nera e un pugnale in mano. A parte quest'altra boiata. Ma ormai si stanno già attrezzando, adesso non hanno neanche più il pugnale, hanno il Kalashnikov. Sì, infatti. Allora, per tornare a Diabolik, a me mi hanno sempre incuriosito 2 cose di Diabolik. Una è molto una cosa strana, a differenza di Ivano, io passo, cioè quando vado nei mezzi milanesi, io abito a Milano, quindi in metro, cose, mi capita spesso di vedere delle ragazze, anche giovani, che leggono Diabolik, e non sto scherzando, questa cosa mi ha sempre incuriosito. Tanto contatto bottone con la ragazza, scusa, e allora lì no, niente, qui non nasce niente, però uno c'è prova, non nasce niente, però questa cioè Diabolik piace tantissimo alle donne, questa è tuttora le ragazze, anche i giovani lo leggono. Anche Dylan Dog aveva questo approccio, anche Dylan Dog, però non è fedele, no, però è fedele, però siccome è puttaniere piace, esatto, anche di più magari. Però Diabolik ha questo fascino dell'eroe negativo, probabilmente sì, è per questo che la donna è attratta, sì, e questa è la seconda cosa a cui mi volevo ricollegare, nel senso che Diabolik è tutt'oggi un eroe molto moderno, tantissimo moderno, pur non essendo cambiato è un cattivo che potrebbe essere il protagonista di una serie televisiva nata dopo domani, cioè nel senso, infatti hanno fatto anche un trailer, pare che Sky fosse interessato a fare delle cose, e infatti io nelle 3 tavole che ho fatto, è passato il famoso film anche, esatto, sì, nelle 3 tavole che ho fatto mi è venuto proprio spontaneo questo parallelo tra Diabolik, che è un cattivo che è nato tempo fa, e un cattivo di una serie moderna di oggi, poi chi vedrà le tavole e lo conoscerà, lo riconoscerà. Tanto che c'è Diabolik che si toglie la maschera e al posto di avere la sua faccia quella del protagonista di Breaking Bad, diciamo, che poi se la ritoglie ed è di nuovo Diabolik. Proprio perché mi sembra che sia talmente moderno che oggi si potrebbe fare una serie senza dover modificare granché nella struttura della anzi, narrazione. No, ma sarebbe perfetto anche proprio, cioè, per come fanno le serie, esatto, oggi, che è un po' diverso da come, esatto, facevano Happy Days, esatto, per la modernità della l'avete mai sentito quello, lo chiamavano adattamento radiofonico, sì, da una storia di Castelli fatto per la radio. Mm-hmm. Su Radio Rai 3 era andato in onda forse. Fecero delle puntate, era bello sentire, sì, raccontare queste cose. Sì, e pensate a vederlo, cioè proprio fisicamente come, certo, sarebbe oggi, con, certo, le tecniche di oggi, sarebbe interessante. Altro che... questa è stata una casa sorpresa. Signori, per chiudere il nostro incontro vi chiedo dei progetti futuri o su quello cui state lavorando, brevemente, così poi dopo vi mando a disegnare perché loro vogliono vedervi all'opera. Allora, da poco ho chiuso insieme a una disegnatrice che si chiama Mirka Andolfo un episodio del Dylan Dog Color Fest, che appunto è in chiave umoristica, nel senso i disegni sono fatti in maniera umoristica ma con storie non umoristiche, che è una cosa un po' strana, bisognerà vederlo. Poi sto naturalmente continuando a lavorare per Topolino e nel frattempo sto cercando di portare avanti questa mia web series, webcomic, come appunto parlavamo, perché quando uno adesso ha delle idee personali che non ha ancora trovato il modo di proporre, fai prima a metterlo sul web, nel senso mi sono dato una certa regolarità, una tavola alla settimana, così da tenere anche non sempre nel cassetto quello che voglio fare, quindi lo porto avanti e ogni un giorno alla settimana lo posto sul web vedendo un po' il riscontro, un work in progress, esatto, così anche da poter capire cosa piace e cosa non piace. Cioè, 15 riesci? Sì,
ci riesco. Sì, sì. È una cosa che mi propongo sempre. Dormendo 3 o 4 ore. Esatto, notte, no, è molto dura soprattutto perché sì, arrivi a farlo la sera, la notte, sì, poi sì, non ce la fai, non ti viene subito la chiesa. Quanti anni hai? 22. Prima del 40 non ti viene l'infarto, quindi puoi vivere con questo. Alla sera comincio a vivere, invece alla sera sono già ricredinito, bloccato, stanco. Io ho finito di scrivere lo speciale su Ore Ninja che esce a maggio, poi sto finendo di scrivere Disegnare Male, un libro che è Ugo Foscolo indagatore dell'incubo, che ovviamente è in chiave ironica, e c'è Ugo Foscolo che indaga appunto su perché cioè si prestava bene, non scrivi sepolcri e horror subito così da me, insomma. Ugo Foscolo che è una di quelle rimembranze antipatiche sì, del che in realtà è figo però perché sì, in realtà se uno è cimiteriale come me è, cioè, e poi cioè, renderlo umoristico fa più effetto, stride di più. E però non sembri cimiteriale a sentirlo. Ma dentro sono cimiteriale. Dentro sono un 84enne cimiteriale. Okay. Quindi tu soffri dentro, no, ma fuori sei un compagnone piacevole da avere. Cioè, alla vecchiaia che gli incombe dentro. Ma in realtà è una, la stupidaggine è una reazione all'ansia. All'ansia. Sì. Quindi crea questo muro di stupidaggine e l'ansia riesce. E confrontarmi con delle persone mi viene più facile. Altrimenti. No, risparmio anche sui farmaci. Massimo? Io, essendo disoccupato, mi occupo di un'iniziativa di beneficenza, che è questa qua, che sono i mattoni a fumetti per i terremotati dell'Emilia. Era un'iniziativa nata a Modena il giorno dopo la scossa di terremoto, che ci ha lasciato tutti scioccati. Stavamo organizzando un'iniziativa al Bonvi Parken, avevamo inaugurato l'anno prima il parco dedicato a Bonvi nella nostra città e abbiamo deciso di fare un'iniziativa a favore dei terremotati, far disegnare dei mattoni veri da dei fumettisti. Adesso questi ormai non scappano più, bisogna reclutarli subito. Io l'ho già fatto. Ah, tu l'hai vero. Io se vuoi ti disegno un impiccato, io non sono capace. Certo, però hanno partecipato anche non disegnatori, anche sceneggiatori, registi cinematografici, attori del teatro. Sì, l'iniziativa doveva durare 3 giorni, sta durando 3 anni, spero che riuscirà a venire. Dovevano essere 100 all'inizio, poi siete andati avanti, giusto? Adesso siamo, siamo andati avanti. 100 mattoni possono. Infatti la intitolammo anche nel periodo di ottimismo, la intitolammo 100 mattoni per 100 fumettisti. Adesso siamo a 525. Ah, sì. Ci fate una casa? Ci faremo una pista per le biglie, ma nel senso che costruiremo un muretto che sostiene una pista per il gioco delle biglie. Ma non useremo i mattoni, perché i mattoni li vendiamo per dare i soldi alle scuole dei paesi terremotati. Quindi abbiamo trovato una ceramica di Sassuolo che ci riproduce tutte le immagini dei mattoni su delle mattonelle che rivestiranno la pista per le biglie a lunga 40 metri che diventerà un monumento alla solidarietà, alla creatività. Si può giocare. E poi ci si potrà giocare. Si può giocare. Sì, è una pista pubblica in una zona pubblica di un paese che nella bassa modenese si chiama Medolla. Dobbiamo superare un ostacolo perché non dobbiamo trovare una ditta che ci faccia gratis il muretto, però il ceramista l'abbiamo già e ci fa tutto gratis. Abbiamo il cementista che con cementi speciali fa la pista lisciata, studiata da un esperto di piste per le biglie. Perché esistono gli esperti? Sì, a Ravenna c'è un'associazione che si chiama la Compagnia delle Biglie. Sono esperti a livello mondiale di come si costruiscono le piste per le palline. Hanno fatto degli articoli su Focus, sono consulenti mondiali di chiunque. Sai quelle piste fatte col bambino strisciato sulla sabbia? Sì, sì, sì. C'è una tecnica, devi scegliere il bambino con le chiappe giuste. Esatto. Tutta una cosa tecnica, no? E noi abbiamo tutti questi contributi assolutamente gratuiti, perché una cosa bella che abbiamo imparato in questa iniziativa è che se rompi i coglioni nel modo giusto ottieni tutto. Per dire, non so, non c'è un fumettista che riesca a dirci di no, perché se ci dice di no la prima volta non ci riesce più alla 40esima volta, insomma, cioè prima o poi ci dice di sì. Panda rigata. Sì, adesso ad esempio hanno 2 mattoni, Jacopo Fo e Dario Fo. Si tratta di trovare il modo per rompergli le palle
in modo sistematico finché non ce l'hanno fatto, finché non muore Dario Fo. Sì, in quel caso. Sono dei limiti anche questo. Fatto sta che l'iniziativa è molto bella, Alessandro Distribuzioni di Bologna, che è una delle più grosse fumetterie d'Italia, siccome la moglie è nata a Finale Emilia, dove è crollato quel mezzo campanile che si è spaccato in due, lei abitava, che è stato simbolo anche per un po', esatto, e lei abitava nella casa sotto il campanile da piccola, da bambina, per cui diciamo, ha preso cura l'iniziativa e ci spedisce a sue spese i mattoni di chiunque andando a visitare il nostro sito. Ci sono i volantini lì nel vostro, lì nel tavolo degli organizzatori. C'è il nome del sito, se andate a vedere c'è la gallery di tutti i mattoni venduti e da vendere. E vi assicuro che ci sono dei mattoni che sono dei capolavori assoluti, che se io avessi cominciato, perché ho giurato a me stesso di non comprare neanche un mattone, ma se io avessi investito qualche migliaia di euro mi sarei fatto una collezione di opere d'arte. Perché mi sono passati tra le mani dei mattoni favolosi. Ma poi bello il fatto che siano proprio disegnati sul mattone, no? Sì, cioè una specie di affresco piccolo. Pensa che i collezionisti di originali mi hanno risposto, ma poi io non li compro i mattoni perché sì, sono belli, ma non so dove metterli. Che postina non ci sono. Non riesco a incorniciare. Il muro della cucina. Infatti, un'idea. C'è una copertina, ci è arrivata di recente, di Marco Soldi, di Van Dog, che lotta contro dei mostri di varie. È una copertina, quella la riproducono, ci fanno l'arbo. Ma funziona sempre come asta sul sito? No, 50 euro ogni mattone costano, sia il bambino di 15 anni della terza. Perché all'inizio però avevate fatto anche delle aste, mi ricordo. No, mai. Noi non abbiamo mai fatto aste di mattone, abbiamo fissato fin dall'inizio che il prezzo era politico. 50 euro perché noi attribuiamo il prezzo al gesto. Naturalmente, siccome non vogliamo che solo i mattoni belli vadano venduti, ci siamo inventati pacchetti. Cioè, se uno vuole ad esempio questo mattone di Marco Solidi, lo deve pagare, lo deve comprare assieme ad altri due. Deve fare delle abbinate. Che se no sono delle bustine di cemento, così magari. Le incollare, mi pare. No, però comunque 150 euro per un originale fatto apposta, fatto in un certo modo, li vale sicuramente, quindi si fanno degli affaroni. Io ho appena deciso che da grande voglio fare il bambino che segna le piste. No, scherzo. Allora, che bello che tu lo voglia fare da grande. Sì, per sentirmi bambino. Come certo. Però attento alle conchiglie, grandi. Ho già cambiato idea. Allora, niente, principalmente io sto adesso collaborando per Topolino, quindi ho alcune storie in uscita, tra cui una storia che farà parte di una miniserie di tre sull'adolescenza di Archimede, che è molto divertente, c'è il College dei Geni, quindi tutta una storia di robe così. Contemporaneamente sto collaborando anche con dei libri di Geronimo Stilt per una serie che si chiama I Super Topi. E poi vediamo se riusciamo a fare un terzo volume di Norma, ma per adesso dobbiamo ancora vedere un sacco di roba. Studiare il linguaggio rispetto all'oggi. No, bisogna studiare gli editori, diciamo, insomma, quello lì. Insomma, queste sono principalmente le cose che usciranno dopo domani. Chiusura, oltre ad occuparti di cartellonistica a Casale Monferrato. Sto lavorando al mio progetto del personaggio per cui poc'anzi avevo anticipato, che si chiama Miki. Anzi, tra l'altro, per chi magari volesse vedere una storia già pubblicata proprio a livello esemplificativo, può trovarla sull'ultimo numero di Sbam Comics. Ecco, lì c'è una mia intervista con la storia completa di questo personaggio che si intitola La città dei selfie, che pratica proprio una situazione attuale, reale, però in chiave umoristica, quindi un po' estremizzata, per chi la volesse leggere è molto carina, insomma. Poi dovrei iniziare una buona collaborazione con un altro disegnatore, però in questo caso preferisco pescare a manzia. Certo, non parlare. Non andare oltre. Per il momento manteniamo il più stretto sì. Riserbo. Ragazzi, io ringrazio tutti e ringrazio naturalmente voi per essere stati qua. Per ragioni di tempo non apro alle domande al pubblico, ma anche perché loro staranno qua tutto il giorno, per cui potete incontrarli, vederli disegnare, che è sempre uno spettacolo. Grazie a tutti di nuovo, arrivederci.